Ciao, benvenuti, bentornati sul canale. Come state? Spero tutto bene. Io sono un po' indietro con la registrazione dei video, ma questa sono, quindi grazie per chi mi sopporta tuttora. Parlerei dei favoriti e qualche bocciato, ma niente di grave, del mese di aprile. Stavo pensando se parlare solo del corpo, o solo dei profumi, o solo del make-up. Alla fine facciamo una chiacchiera unica e procederei con le labbra. Sulle labbra indosso il burro cacao che mi ha portato la mia amica Rose dalla Scozia. È molto buono, molto idratante, è a base di burro di karité, appunto, burro di karité, ho sbagliato, burro di cacao ad oro con l'olio di cocco insieme all'essenziale di geranio e di arancia dolce. Ha una profumazione spettacolare e poi lascia le labbra molto ben idratante. Mi piace, molto bel idratante. Dai, che mi impapero all'inizio. E poi sulle labbra ho messo questa matita nuova, nuova sul canale, però è da un mese che ce l'ho. È una matita automatica, non devi stare lì a temperarla. Si chiama Very Berry. Io a dire la verità mi aspettavo non un marrone così scurretto, perché alla fine è una malva, una fragolina molto spenta, quasi appassita, però mi sta bene. L'avrei voluto un po' più allegra, ma nel complesso non posso lamentarmi. Non va in giro sulle labbra, quindi sta lì dove la metti. Non mi secca le labbra come può succedermi con altre matite, quindi Terra Naturi, un brand austriaco ecobiologico che si trova su Ecoverde. Per me è promossissimo questo colore. Alla fine ho azzardato, mi sono buttata e ho detto: vabbè, se non è facile comprare una matita online, ma per quello che costa è un low costissimo, veramente promossa. E quindi andrei sicuramente a scegliere altri colori appena farò acquisto da Ecoverde. Parlando delle labbra, devo farti vedere cosa sto indossando in questi giorni. Mi piace tanto della Wombia. Qua c'è una confezione con tre burro cacao che costa anche questi sotto 2 euro. Alla base aloe vera e l'olio di mandorle. Questo è già un ricomprato, quindi è un burro cacao validissimo, molto molto low cost, ma è valido. Anche lì, se guardi, ha degli ingredienti molto accettabili. E quindi io la consiglio vivamente questa linea della Aldi, validissima. Però un'altra volta, un'altra riconferma che i burro cacao della Balea non fanno per me. Qua ho comprato per la prima volta, sempre con aloe vera, si vede che mi piace. Qui erano solo due stick, ce li ho qui perché io li porto o nella giacca o nello zaino, vedi che lo uso abbastanza, ma è come non metterlo, perché non idrata niente. Sono iniziati tutti e due, non idrata niente. Appena applicato, sì, c'è una sensazione una sensazione piacevole sulle labbra, ma sparisce in un attimo e non lascia per niente idratate le labbra. Invece qua, top, Ombia, proprio un promosso. Io credo che di Balea non comprerò niente come burro cacao, perché ho provato sia quelli colorati che no, in passato non mi hanno mai soddisfatto, quindi ho riprovato un'altra volta e pace, non andrò a comprare, a dir la verità, niente, perché non vale. Dalle labbra ci spostiamo ai capelli. Per i capelli continuo ad usare i shampoo che vi ho fatto vedere anche negli altri video. Magari nei prodotti finiti mi soffermerò un'altra volta a parlarvi dei shampoo che mi piacciono e quali non mi piacciono, perché sto finendo varie confezioni. Invece devo promuovere un'altra volta, perché questa acqua idratante rinfrescante della Nature's, l'ho aperta l'anno scorso, l'ho lasciata in inverno, non l'ho usata, adesso l'ho ripresa perché vorrei finirla in questa stagione, appunto. Sono 150 ml di prodotto, quindi mi durano veramente tanto. È un'acqua rinfrescante senza alcol, va benissimo sulle punte dei capelli, me li idrata. E nello stesso tempo mi profuma così tanto,
allungo i capelli di arancia freschissima, perché è a base di arancia, l'acqua di arancia e acido ialuronico. Il produttore mi dice che va bene sia per corpo che per i capelli e il viso. Io sul viso non lo applico perché quest'acqua mi dà una reazione, non so, inizia a pizzicarmi la faccia, e io credo che sia o l'acido ialuronico, con quale io non vado sempre d'accordo, o più che altro può darsi che sia l'arancia, perché con idrolato d'arancia io, ecco, non vado d'accordo sicuramente. Ah, oggi indosso questa gonnellina similpelle, mi piace un sacco, l'ho trovata all'OBS, non riesco a fartela vedere, c'è così dei spacchi qua, vediamo, così, no? Arrotondati. Mi piace proprio un sacco. E niente, sfilata in diretta. Dicevamo che la uso anche sulle braccia, più che altro quando sono al lavoro, la tengo in borsa, la porto con me, mi rinfresco, la uso sulle braccia perché ormai vado anche con le maniche corte, se parlo dei vestiti. Per idratarmi le mani ho aperto la crema della Perlier Fresia di Lanzarote. Questa crema qua veniva insieme al gel doccia, è un regalo di mia collega per il Natale. Allora, la doccia, il gel doccia è fantastico, lava benissimo il corpo, lo rinfresca e lascia profumata proprio la pelle in una maniera molto 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 gradevole. È un made in Italy per Perlier, anche se il nome ti fa pensare alla Francia. Gel doccia top, questo qua andrei a ricomprarlo anche subito. Invece per la crema mani devo dire che non mi incanta più di tanto, quindi non mi andava a idratare le cuticole, quindi la sto usando per il corpo. Mi piace molto la profumazione, mi piace anche la colorazione, un po' rosa. Se ti piace il rosa, questa crema fa per te. Anche l'inch non è male, e devo dire che lascia profumata le braccia, più che altro la uso sulle braccia, lascia profumata le braccia anche la crema. Subito dopo l'acqua c'è la glicerina, e tante volte i prodotti con tanta glicerina al suo interno, non mi vanno bene perché mi lasciano qua la patina bianca, no? E io al lavoro non posso stare con le mani brutte da vedersi, no? Prima di tutto per me, per quello che l'ho portata a casa e la uso sul corpo per finirla. Invece non ce l'ho qua con me perché è rimasta nella scrivania al lavoro, Lolita Land, qua è al contrario, insieme alla questa meravigliosa borsa che conteneva il profumo Lolita Land, della Lolita Lempicka, insieme al profumo ho ricevuto anche la crema idratante, anzi una lozione idratante. Ma no, è bella la scatola, è bella la profumazione della lozione corpo, ma non va bene per niente sul corpo. Io sento quasi, non so, perché c'è tanto alcol al suo interno, non sento idratata la pelle. Quindi ho preferito portarla adesso con il caldo in ufficio, non mi serve più di tanto idratare le mani, ma mi piace anche sentirle profumate, quindi ogni tanto la applico, così andrò a smaltirla, ma non mi piace, devo dire. Quindi Lolita Land, sì, buona la profumazione, ma per niente, né nutrimento né idratazione della pelle. La crema corpo la vedrai nei finiti, ma per me è un bocciato. Invece una piacevole scoperta, direi sì, da una parte, perché di Balea ho provato vari saponi, ma questa versione ginger e lemon non l'ho mai provata. Mi piace un sacco, è una profumazione fresca, dolciastra, adoro il limone appena tagliato. Ecco, qua mi sento proprio un limone appena tagliato. Di Balea ho provato varie profumazioni, ti dicevo, e tante volte sono profumazioni sintetiche, quindi io questi saponi li compro sì, ma non più di tanto. È vero che non seccano la pelle, però sentire la profumazione, non so, sintetica, a me non aggrada molto. Questa volta però devo dire che andrei anche a ricomprarlo, perché è un validissimo sapone
sia come il lavaggio delle mani che come il profumo mentre ti lavi. È vero che sparisce subito, quindi non è tanto persistente. E poi se devi andare a cucinare o andare, non so, anche a mangiare, non hai le mani profumate che magari possono darti sfastidio. Chiudo il video con i due profumi che ho usato di più nel mese di aprile. Allora, è della Avon Petite Attitude Happy Bag, questo profumo di Avon, ce l'ho da 2 anni, lo centellino perché non è più disponibile, almeno su Notino, l'ho visto già non disponibile. Io l'ho comprata in Moldova da una consigliera di Avon, nonché mia amica e amica di mia madre, quindi ho lasciato un contributo a lei, nello stesso tempo ho portato dei ricordi di quell'agosto. E cosa posso dirti di questo profumo della Avon? Prima di tutto è graziosa la confezione, quindi è anche bella vederla. Io la tengo lì sulla mia scrivania, e poi sa tanto di ciliegia e sa tanto di caramella quasi mou, se conosci quella cremosità della caramella. Buonissima profumazione, a me piace tanto. Nota dolente che macchia. Ecco, io mi sono sporcata la maglietta bianca, non pensavo fosse lui, dopo mi sono accorta ormai era tardi. Perché l'ho rispruzzata un'altra volta e si è rimasta la macchia proprio. Quindi attenzione, non so se tutti i profumi Avon, ma almeno io ormai evito i profumi Avon di spruzzarmeli sul corpo. Lì abbiamo la profumazione dolce. Invece, quando volevo una profumazione più fresca, andavo ad applicare Do Not Drink della Sephora. Qua ho la versione Tonka e Salvia. È una profumazione molto fresca, ma nello stesso tempo nel fondo arriva questa tonka, la fava tonka, che è molto dolce per me, è molto speziata, a volte dipende come in che situazione si trova la tua pelle, perché sui vestiti profuma in un modo molto molto più fresco sul vestito, invece sulla pelle, che è più calda, risale subito la fava tonka e diventa un po' più dolciastro, ma nello stesso tempo rimane molto molto indossabile anche nei contesti lavorativi, nei contesti, non so, chiusi, che stai, no, al contatto con la gente. Quindi della Sephora, se ancora non so se è ancora disponibile, non ho indagato. Questo è un Made in France, la linea anche, posso dire, naturale, perché in teoria aveva una bella percentuale di ingredienti naturali. Io ero andata ad Arese a comprare iris e caffè, mi sa che c'era un'altra profumazione a base di caffè che non mi era piaciuto per niente. Invece, quando hanno usato, che me l'ha proposta la commessa, ha detto: devi sentire questa, per me è unica, mi è piaciuto proprio tanto e ho comprato, appunto, essermi innamorata al primo spruzzo. Salvia e Tonka di Sephora, molto molto buona la profumazione. Di questa linea ho avuto anche il gel doccia. Spettacolare la profumazione, e poi persisteva, e anche questo persiste nonostante la percentuale molto alta di composizione naturale, persiste tanto. Quindi non è vero quando si dice che i profumi naturali durano poco. A me questa, ad esempio, questa versione dura ore e ore, e poi se la spruzzo, io la spruzzo in bagno perché la tengo in bagno. Quando entro in bagno, lascia per ore appunto un profumo molto fresco, molto gradevole, quindi lo consiglio vivamente. Io qua chiudo i favoriti e no del mese di aprile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!